Dunque, io vorrei soltanto dirvi una cosa, che in questa bellissima assemblea dove tanti argomenti importanti sono finalmente venuti fuori e siamo stati sulle cose che riguardano la nostra esistenza non solo politica ma quotidiana di persone, c'è un punto secondo me mancante sul quale dobbiamo riflettere meglio, dobbiamo riflettere anche sul motivo di questa mancanza, che è quello della povertà vera e quello delle figure più marginali, meno protette, che sono quelle dei migranti e quelle delle comunità Rom e Sinti. Ma per farlo vorrei prima tornare a una frase che faceva parte di quell'appello che un anno fa, quando mi chiesero di candidarmi, ormai è passato un anno da quando abbiamo iniziato questa straordinaria avventura, mi aveva convinto a fare questo passo, e la frase è questa: dice, la casa di tutti noi è in fiamme, anche se ognuno cercasse rifugio nella sua tana minuscola e illusoria. Questa frase mi ha colpito moltissimo, perché significava non solo dire guardiamo alla Grecia e a quello che succede lì, ma significava dire la Grecia ci sta dimostrando una realtà che squarcia il velo. Io mi ero aspettata allora, e mi sono aspettata durante questo anno, che saremmo riusciti effettivamente ad avere sguardo su questa realtà, e questo non è stato, perlomeno è stato solo in parte. E vorrei fare una breve riflessione qui con voi. Cioè, io credo che noi abbiamo necessità di nominare la miseria come una cosa che ci interpella, non solo la miseria economica, ma la miseria anche simbolica, di relazione, la miseria politica, queste cose sono anche poi interconnesse. E proprio così, come in quell'appello si diceva che è la nostra esistenza piccolo borghese che finora ci ha fatto rifugio come schermo di fronte alla parola povertà, quella esistenza piccolo borghese vacilla, ma ancora è comunque una sovrastruttura che ci rende parzialmente incapaci di vedere. Io credo che noi abbiamo avuto un addestramento al non vedere la povertà nel senso di cui parlavo, da molti anni, perché la questione sociale è stata occultata, perché sia stata occultata dall'Europa, perché sia stata occultata anche dai nostri governi è evidente, perché ridurre la sofferenza di uomini e donne in numeri, a statistiche, a commissioni, a sottocommissioni, cioè anestetizzare la reazione collettiva e la rabbia è parte del dominio, ma invece la questione sociale è stata anestetizzata da anni anche da quella che noi chiamiamo sinistra, e per anni noi ci siamo abituati a vedere che i poveri, i marginali, inizialmente erano le figure del clochard, del barbone, venivano chiamate, poi adesso via via sono diventate quella del disoccupato, dell'esodato, del precario, sono comparse televisive che servono da siparietto, per dare poi la parola a un qualche esperto di turno. Ecco, però si tratta di figure rese in politica, di figure che portano la propria emotività, il proprio dolore, che devono essere per un attimo intervistate per un'emozione degli affetti e poi tutto si richiude e ricomincia uguale. Io credo che ci sia un problema, che non possiamo continuare ad addebitare soltanto alle politiche del PD. Cioè, io credo che ci sia un modo di non essere più capaci di percepire questa parte della nostra esistenza che coinvolge anche noi. Abbiamo avuto un piccolissimo episodio, poi non voglio assolutamente entrare su questo, ma insomma, di un esodato nella nostra lista che con tutti le manipolazioni, insomma, certamente è stata una bruttissima storia, ma portava un problema molto serio e ci ha dimostrato che in un anno noi non siamo stati capaci di fatto di farlo nostro e di portarlo avanti. Allora, quello che volevo dire è che siamo circondati da una realtà molto dolorosa che ancora non vediamo, mentre continuiamo a dire in Grecia, ma da noi da anni, per esempio, i piccoli imprenditori si suicidano. Ora, io quando facevo quel pochissimo di campagna elettorale che ho fatto, cercavo di dire questo in giro: perché noi siamo così sordi al fatto che ogni 3 giorni un piccolo imprenditore in certi periodi si suicida, quasi che fosse un'altra categoria di esistenza, quasi che non ci interpellasse perché fa parte
di un ambito sociale diverso. E non è così. E l'errore di lasciare tutto questo alle destre, secondo me, è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Cioè, questo smaterializzare la realtà, e cioè quella che ci è più prossima, in questo io vedo la più, forse la più grande lezione del femminismo, ed è ciò che a me è più caro ancora che coniugare al femminile e al maschile, è proprio quello di cercare di tornare ogni volta dall'astrazione, dal discorso ideologico, dallo stereotipo positivo a fronte di quello negativo, tornare a ciò che tutti i giorni ci coinvolge nella nostra esistenza quotidiana e trova poi una sponda nel discorso politico. In questo senso vi racconto un piccolissimo episodio. Io abito a Milano in una zona, la zona 4, che è divisa un pochino come a New York, c'è una via oltre la quale comincia, non esattamente il Bronx, ma più o meno. In zona 4 c'è un comitato di Altra Europa che lavora molto, si è sempre riunito e partecipato alle grandi attività, TTP, eccetera, eccetera. Un giorno mi hanno invitata, io sono andata da loro a dire: scusate, ma perché non proviamo a ragionare insieme su cosa possiamo fare qui proprio in zona 4, dove c'è le case popolari che si chiamano del Calvairate. Ci sono stati mesi in cui i telegiornali ne parlavano un giorno sì, un giorno no, perché succedevano degli scontri violentissimi e titolavano i telegiornali rischio pogrom, rischio pogrom. Effettivamente eravamo a rischio pogrom perché c'era un conflitto fortissimo tra Rom, che sono in un campo Rom vicino a questa zona Calvairate, delle grandi case popolari lasciate in uno stato di abbandono terribile. Alcuni alloggi sono vuoti, vengono occupati da migranti o da Rom, e succede quello che troppo con faciloneria chiamiamo guerra tra poveri o xenofobia, eccetera, eccetera. No, lì effettivamente c'è per noi un laboratorio importantissimo. Ed è importantissimo perché ci mostra quanto noi non riusciamo più a parlare. Cioè, quando io ho proposto a questi compagni di andare lì e cercare di parlare anche con le persone, per esempio, delle case popolari sul loro razzismo e non lasciare che a parlare con loro andassero quelli di Casa Pound, a un certo punto ci siamo detti: sì, ma come? Cioè, come parliamo con queste persone? Perché noi non siamo costitutivamente né nella condizione concreta di capire quella, né nella condizione di rinunciare alla nostra partizione tra il bene e il male, per cui se si parla di Rom bisogna parlarne assolutamente in un certo modo idealizzato, così in un certo qual senso simmetricamente a quello che fanno, adesso sto esagerando, ma vorrei farmi capire, gli altri quando lanciano invece tutta la panoplia dell'insulto. Io vorrei fare un invito qui: proviamo a fare nei nostri territori, dove è possibile, una sorta di lavoro a modulo, conoscitivo anzitutto, prima ancora che di pratica politica, per fare quello che prima Cristina diceva così bene, che far fluire proprio dai comitati, dai territori, quella che è la linfa della nostra politica. Allora, se noi cominciassimo a capire, io per esempio ho fatto questo ragionamento tempo fa con Laura di Lucia Coletti a Venezia, e loro hanno cominciato un pochino a così vedere come iniziare questo ragionamento. Ieri Laura mi ha detto che ha portato una scuola in un campo profughi che sta vicino a Venezia. I ragazzi sono andati a conoscere 95 rifugiati che venivano dalla Siria, dall'Eritrea e dall'Etiopia. È stata un'esperienza straordinaria, perché se tu non vai a parlare in astratto della questione dei rifugiati, ma dici: guarda che a 20 km da casa tua c'è un CIE, o c'è un CARA, o c'è un campo Rom, o ci sono situazioni dove tutto questo si mischia in modo esplosivo, noi potremmo riuscire a fare una cosa proprio concettualmente fondamentale: smontare quell'idea che la nostra realtà sia divisa in campi, in questioni e in specialisti e specialismi, per cui chi si occupa dei migranti se ne occupa in un contesto e se ne occupa senza sapere che cosa accade con i campi Rom, come cosa accade nelle case popolari, eccetera.
Propongo quindi, se qualcuno di voi ha voglia di vedere se riusciamo ad andare avanti, proprio nello stesso territorio, come con le associazioni possiamo riuscire a cominciare ad acquisire dati, vedere cosa già è stato fatto e cosa insieme possiamo provare a continuare a fare. Grazie. Grazie Daniele.